Sono qui con i ragazzi dell'Istituto Righi per ribadire la volontà di sostenerli in questo loro progetto di ricerca. Già erano venuti al Senato, l'avevo già detto, questa situazione di approfondimento dei loro studi si concreta perché andranno a Boston, come avevo già annunciato al Senato, e i denari verranno tratti dal concerto di beneficenza da una parte del ricavato, del concerto di beneficenza che terrò per Natale il 16 di dicembre, quindi domenica prossima. Per me ragione di orgoglio quello di sostenere l'attività di studio e di ricerca. Io credo che questo sia un dovere delle istituzioni, aiutare ragazzi che abbiano dimostrato talenti a poterli affermare, noi dobbiamo sostenerli perché non succeda quello che in passato è successo, che i nostri cervelli debbano poi andare all'estero e scappare per riuscire ad affermarsi. Noi riteniamo che dobbiamo aiutarli nei loro programmi di studio perché loro si fermino qui in Italia a dimostrare le loro capacità professionali. Quindi io vorrei ringraziarli perché loro ci danno la possibilità ancora una volta di essere orgogliosi della nostra italianità. Io lo dico sempre, noi produciamo cervelli, produciamo geni, i nostri talenti sono riconosciuti ovunque, dobbiamo avere questa consapevolezza perché quando vado all'estero, quando ricevo ministri, Presidenti della Repubblica, ambasciatori di tutto il mondo, per noi italiani hanno una stima superiore a quella che noi abbiamo di noi stessi. Dobbiamo avere consapevolezza delle nostre capacità e dobbiamo, le istituzioni e tutti, debbono cercare di contribuire per affermare questi concetti, questi principi, aiutare questi ragazzi appunto a realizzare quello che è il loro sogno, un sogno basato su un fondamento di esperienza, di competenza e di professionalità che hanno dimostrato nel percorso di studi. Quindi io, ragazzi, mi complimento con voi per quello che avete fatto e vi auguro davvero un futuro brillante perché ve lo meritate, francamente ve lo meritate. Devo dire.